Radio Dare una voce. Le storie di chi ha scelto di cambiare vita. Ciao da Elisa e da Radio Dare una voce. Oggi la nostra radio vola a Bardi, sulle colline Parmensi, e andiamo a trovare il presidente delle guide ambientali escursionistiche, Davide Galli. Ciao Davide. Ciao, ciao Elisa. Come stai? Bene, bene, bene. In Appennino, quindi sempre bene. Giusto. Allora Davide, come sai, la nostra radio racconta le storie delle persone che hanno scelto di cambiare vita. E noi qualche giorno fa abbiamo avuto modo di contattarti perché nelle modalità, diciamo, che ci vengono proposte quando intervistiamo le persone, molto spesso c'è stato il cambio vita diretto in montagna. E così nel parlare con te è venuto fuori che in realtà poi questa tipologia di cambio vita l'hai affrontata pure tu. Quindi, guardando l'aspetto, diciamo, tuo personale, ci piacerebbe sapere però chi era Davide prima di fare questo cambio vita, che cosa facevi nella vita, che cosa poi hai lasciato prima di intraprendere questa decisione, e quindi dare, diciamo, un po' l'impressum di quello che era il pre-scelta. Sì, allora, prima Davide era un grafico pubblicitario, iperattivo, adrenalinico come modalità, cosa che purtroppo non ho smesso, speravo, che viaggiava anche per il mondo, perché avevo una agenzia pubblicitaria con una sede a Piacenza di mia proprietà, con tanti collaboratori, e una sede in Argentina, a Rosario. E quindi spesso su Milano, chiaramente, perché il mondo della comunicazione ruota su quello, anche perché negli ultimi anni lavoravo molto sulla comunicazione di moda, e quindi questa era la mia vita, guida nel senso di accompagnatore volontario di escursionismo con associazioni in Appennino, che era la mia grande passione. Quindi la mia fissazione era l'Appennino, appena potevo scappavo, avevo gli scarponi sempre in macchina, spesso arrivavo lunedì mattina in ufficio, nelle riunioni, ancora vestito pesantemente da escursionistica, con i classici scarponi, un po' scarrupato e ancora con la testa in montagna. E poi avevo questa vita intensa nella comunicazione e nella pubblicità, con i ritmi frenetici che si possono immaginare. A un certo punto ho incontrato come cliente una grande catena della grande distribuzione di tipo cooperativo, di cui non dico il nome per non fare pubblicità, ma si capisce benissimo, c'è anche il marchio qui alle mie spalle, qui alle mie spalle. Sì. E quindi lì è iniziato un rapporto all'inizio come clienti, poi sempre più esclusivo, fino al punto in cui mi hanno proprio offerto di chiudere la mia attività, inglobarla interamente al loro interno, e ho iniziato un grosso progetto di sperimentazione per la comunicazione digitale, e quindi un progetto di ricerca. Quindi a un certo punto ho incontrato questa realtà che mi proiettava su una dimensione più di pensiero, più di progetto, più di sviluppo, e quindi mi sono staccato un po' da quella che era la produzione più intensiva. E quello è stato il preambolo al trasferimento in Appennino, perché poi c'entra molto sulla possibilità di sostentamento economico nel riuscire a cogliere un'occasione di mezza giornata, dove io in 4 ore ho deciso e accettato di trasferirmi qua, dove sono ora. Certo, noi sappiamo che tu tra l'altro ti sei trasferito avendo moglie e una bambina, giusto? Allora, quando mi sono trasferito avevo una figlia di 3 anni e un figlio di 1 anno. Quindi abbattiamo questa concezione che quando ci sono figli queste cose non si possono fare. In realtà loro c'entrano molto, perché a un certo punto mi sono proprio posto l'obiettivo di dargli una migliore qualità di vita e un'infanzia di gioco, di spazio, di libertà e anche di allontanamento dall'inquinamento, perché Piacenza è una città tipica della pianura padana che ha fatto una scelta verso la logistica, quindi dove l'inquinamento negli ultimi anni, sì, c'è stato lavoro, è stata una scelta probabilmente strategicamente giusta, però io non condividevo questa idea di ulteriore produzione di smog, di inquinamento in una città che ha un clima da pianura padana
che chiaramente non aiuta, no? Il famoso catino padano, dove i venti non muovono una foglia e dove l'inquinamento rimane assolutamente schiacciato da questa continua bassa pressione, da questo cielo che sembra grigio anche quando è sereno, insomma, non è proprio il massimo del clima, umido d'inverno, umido d'estate, e i miei pensieri erano sempre comunque rivolti verso l'Appennino, quindi a un certo punto arrivò appunto una offerta di quelle irrinunciabili, quei treni che ti passano davanti nella vita e che si fermano veramente pochissimo, perché venni convocato dalla responsabile di allora, che mi disse: guarda, c'è questa possibilità, perché IBM sta lanciando un progetto di informatizzazione dell'Appennino con il Ministero dell'Ambiente, sta chiedendo a tutte le aziende che sono partner e in vicinanza di IBM di collaborare e portare uffici, centri di ricerca, fondazioni in questo paesino dell'Appennino. Io l'ho guardato, non era la mia provincia, però comunque era un'ora e mezza da dove abitavo, conoscevo bene la zona per l'escursionismo, conoscevo questo castello magnifico di questo paese che si chiama Bardi perché l'avevo visitato, perché era una delle mie passioni, i castelli del Ducato di Parma e Piacenza, e quindi la cosa durava 4 ore. Il problema è che mia moglie era al lavoro e non avevo la possibilità di chiederglielo. Questo era... Ho provato a telefonare, non sono riuscito a contattarla, non me l'hanno passata, e a un certo punto io alle 13, prima del pranzo, sono andato e a pochi minuti dallo scadere ho detto: sono ancora in tempo per l'offerta, e ho accettato pensando che poi avrei in qualche modo comunicato la cosa anche in famiglia e avrei trovato la forza e il coraggio, e quindi ho accettato. Mi hanno detto: ti puoi portare un team della ricerca e sviluppo, quindi là l'ideale sarebbe proprio andare avanti con questi progetti di innovazione per la comunicazione digitale. Stiamo parlando del 2000-2001, quando poi ci siamo trasferiti qua, poi era già il 2004, quindi sì, 2000-2001 li ho iniziati, stiamo parlando del 2004, e quindi era anche un buon momento per questo tipo di progetti. E quindi a un certo punto sì, sono venuto su. La grande prova l'ho fatto portando da un amico che aveva un mulino sul fiume, ristrutturato in pietra, bellissimo, la moglie e i figli. Un'estate ci siamo messi lì a bordo fiume, i bambini dormivano, mangiavano, stavano bene. A un certo punto ho preso da parte mia moglie e le ho detto: ma hai visto i bambini come stanno bene in un posto del genere? Anche perché la mattina a colazione un capriolo c'era passato davanti mentre facevamo colazione sul fiume. Temperatura perfetta, a mezzogiorno c'erano 26 gradi in luglio, abbiamo fatto il bagno nel fiume, acque trasparenti, un posto magnifico, tutti di buon umore, e lei mi ha detto: sì, è un paradiso qua. Ho detto, un posto dove vivere in un posto del genere. Lei mi ha detto: sì, ma uno come fa con il lavoro in un posto del genere? E quindi ho detto: ma quindi mi stai dicendo che se io trovassi il modo di lavorare da qui, tu ti trasferiresti con me in Appennino? Mi ha detto: sì, certamente, aspetta, vieni davanti a testimoni. Quello che lei non sapeva è che io avevo già accettato e firmato un contratto, e gliel'ho confessato anni dopo, il giorno che mi ha detto, anni dopo, non riuscirei più ad andare via da qui. Ho detto: allora ti dovrei dire una cosina, un dettaglio. Sì, ho dovuto confessare questa cosa. Non l'ha presa benissimo all'inizio, ma per il principio, e ha ragione, il principio era sbagliato. Diciamo che il risultato poi alla fin fine, tuttora siamo così, perché adesso che i ragazzi sono grandi c'è stato un periodo in cui abbiamo dovuto riprendere una casa d'appoggio in affitto in città, proprio per ragioni logistiche, e lei è tuttora quella che fa fatica quando c'è da andare in aiuto ai ragazzi, stare con loro giù in città, non ce la fa, e quindi devo scendere io. Sì, se ne mancano i boschi, ne manca il silenzio, questo tipo di ambiente, di ritmi di vita, e non, perché abituarsi a qui, sì, ci sono delle difficoltà, il silenzio, un ritmo completamente diverso, il tipo di relazioni. Però è una cosa a cui ci si abitua, ma è il contrario che, almeno dal mio punto di vista, è molto difficile, soprattutto quando è una scelta, quando tu hai scelto un certo tipo di vita e poi la vivi in pieno, con i disagi che ci sono, perché non è che è tutto rose e fiori, e mi metto qui a nascondere che è difficile, anche perché noi siamo venuti qui in montagna senza parenti, senza zii, senza nonni, senza...
senza rete in paesi che cominciano ad avere delle difficoltà nell'erogazione anche dei servizi di base, perché lo spopolamento rende quasi impossibile a volte fornire i servizi di base come le scuole dell'infanzia, piuttosto che la sanità, i trasporti. Però in quegli anni siamo arrivati qui in un po' di famiglie con questa scelta di IBM col Ministero degli Ambiente, e pensa, la banda larga fu portata per sostenere una ricerca della Fondazione IBM sulle orchidee selvatiche che in questa zona dell'Appennino, la Valceno in particolare, che è una sottovalle della Valtaro più conosciuta, e, sono particolarmente presenti soprattutto delle specie endemiche, uniche oppure rarissime, per una particolarissima condizione della geologia e del clima, nel, proprio nel modo in cui sono posizionate le montagne. Chiaramente oggi, come guida ambientale escursionistica, per me è uno dei principali motivi di interesse. Allora le orchidee sono quelle che mi hanno permesso di venire qui e portare un centro di ricerca della COP. Va bene, dai, tanto era un po' il segreto di Pulcinella, e anche perché basta cercare il mio nome e si trova. E quindi la natura, le orchidee e l'endemismo, proprio la particolarità e le curiosità legate alle orchidee sono quelle che mi hanno permesso poi di fare questa scelta di vita. Abbiamo iniziato in paese per questioni di comodità e poi ci siamo spostati sempre di più. Adesso siamo a 9 km dal paese capoluogo, che comunque è un paesino di 2000 anime enorme, perché tocca Toscana, Liguria, la provincia di Piacenza, la provincia di Genova, appunto, è gigantesco. È un comune montano che nel corso degli anni aveva già accorpato piccoli comuni che erano andati scomparendo, quindi un territorio enorme. È il quarto comune montano italiano per dimensione. E quindi 2000 anime, noi ci siamo spostati a 9 km fuori da un villaggio che si chiama Noveglia, attraverso cui passa la via degli Abati, che è una via storica della fine del 600 d.C. Quindi, con i sentieri che... Sì. E quindi abbiamo anche il passaggio di pellegrini proprio qua vicino. Certo, ovviamente. Quindi, diciamo, analizziamo questo, diciamo, cambio di vita, no? E cerchiamo di capire il lato, diciamo, più, definiamolo, emozionale, nel senso, sì. Quando tu hai intrapreso questo, cioè hai avuto questa proposta, sicuramente è stata una proposta lavorativa, quindi, diciamo, ti eri un po' spinto da questa motivazione, no? Però sì. Poi comunque devi aver valutato il fatto di dover lasciare la città, eccetera, per poter andare in un posto totalmente diverso, dove si vive diversamente la quotidianità, si vive diversamente la socialità, si vive diversamente, insomma, sotto tanti aspetti. Quali sono state le emozioni che tu hai sentito, hai provato quando ragionavi sul tuo cambio vita, sul lasciare la, diciamo, la città per andare in un posto più ritmicamente più lento, no? Perché sappiamo che i posti di montagna poi hanno questo grande vantaggio di consentire una lentezza nel vivere. Dunque, come in tutto, dato che sono uno sciagurato, all'inizio ero completamente accecato dalla novità e quindi vivevo con assoluto entusiasmo, anche perché per me appunto Appennino era il luogo del benessere, perché già da anni io trovavo la dimensione di benessere. Ho iniziato a 16 anni con una cosa che si chiamava Marcia al Mare, con un'associazione di volontariato che faceva questi trasferimenti pianura mare a piedi in attendamento, e lì ho scoperto che quello era il mio benessere, c'era proprio il momento in cui mi sentivo molto bene. Quindi per me è stata una ricerca costante quella di riuscire, prima con tante puntate sempre più fitte, gli interi weekend, poi li ho allargati al venerdì e al lunedì, quindi c'era l'entusiasmo della partenza. Poi cosa succede? Io sono arrivato su da solo in gennaio e la famiglia mi ha raggiunto poi a marzo. Perché? Perché io sono arrivato, quindi per primo poi ho trovato una casa, l'ho sistemata, ho creato le condizioni perché loro arrivassero, e ammetto, ho fatto in modo che la loro vita in Appennino iniziasse in primavera, perché la vita in montagna è iniziata in inverno, proprio
Sì, il paese è più spopolato ancora e il clima ti chiude completamente in casa e quindi ho fatto in modo che loro partissero in una situazione più agevolata, più piacevole anche come clima, per poi arrivare l'estate dove veramente il salto tra il clima della pianura padana e quello dell'Appennino è veramente impagabile da questo punto di vista. Chiaramente io poi sono stato su da solo 3 mesi, pensa che all'inizio non riuscivo a dormire per il silenzio. Cioè il silenzio mi faceva svegliare di soprassalto di notte, perché ormai avevo introiettato il rumore e l'avevo reso una forma di tranquillità, di normalità. Il silenzio invece era qualcosa di anormale per il mio cervello, quindi mi svegliavo di colpo. L'altro problema, chiamiamolo più che emozionale, fisico, è stato che il primo anno sono ingrassato 8 kg. Perché l'appetito che ti dà proprio la maggiore ossigenazione e poi appunto questo cambio di vita, questo passo più lento, questo ritmo. Poi cos'era? All'inizio mangiavo molto nelle trattorie locali, negli agriturismi qua vicino, dove tutto è molto ricco, anche perché in montagna le proporzioni non sono per uno che batte i tasti sul computer, cioè il cibo è tarato giustamente sul boscaiolo, che dalle 4 del mattino lui ha bruciato davvero, perché ha fatto un lavoro di fatica, oppure chi lavora nei caseifici del Parmigiano Reggiano, qui fanno lavori in cui spostano delle forme da 45 kg a braccio tutto il giorno, e infatti si divertivano molto quando io andavo in questi locali e mi dicevano: hai lavorato oggi? Sei stanco? E ridevano, no? Perché l'idea che io battessi, anche perché per spiegare quello che facevamo, dicevano: loro lavorano nei computer. Questo era il modo in cui venivamo descritti noi esseri strani che stavamo iniziando, perché eravamo, cioè, oltre a noi c'erano anche altre realtà che avevano aperto qui, quindi alla fine cominciavano ad esserci una quarantina di persone che in un paese del genere cominciano ad essere una novità, una notizia che cambia anche gli equilibri, no? E appunto da una parte il lavoratore fisico, dall'altra quelli informatici e cose di questo genere. Quindi sì, all'inizio c'è stato questo, probabilmente questo benessere eccessivo in cui io poi uscivo veramente alle 10 del mattino per dover mangiare una focaccia e facevo la merenda come i bambini, perché avevo un appetito che era infinito. Questa è da una parte proprio la calma, il non dover viaggiare, muovermi, correre, partecipare a riunioni, lo stress si era molto placato. E poi appunto probabilmente l'ossigeno, le cose, e ci ho messo anni poi a buttare. Per fortuna poi ho iniziato a fare da guida qualche anno dopo e mi sono rimesso un po' in sesto, perché veramente sì, avevo un po' perso. Però il papà un po', io dico sempre che un papà senza pancia è come un cielo senza stelle, no? Quindi alla fine ti trasmette più serenità e più pace un papà, un po' più paffutello. E quindi sì, poi sono arrivati sui i bambini, poi quando hai comunque una tua dimensione di famiglia, chiaramente il tuo nucleo in una situazione del genere per me ha significato vivere da lì in avanti proprio i miei figli giorno per giorno, perché certo, li ho visti veramente crescere, li ho avuti vicino e li ho visti proiettati in un mondo di 50 anni prima, come giochi, come attività, come dimensione di spazio all'aperto, di semplicità, di tutti conoscono tutti nel bene e nel male. All'inizio un po' mi soffocava questa cosa, no? L'idea che tutti ti monitorassero così tanto, però è anche vero che negli anni dopo significava che, a differenza della città, i miei bambini erano in giro per il paese e io ero assolutamente tranquillo, perché c'erano decine e decine di nonni che li sgridavano anche se era necessario, perché la dimensione del paesino di montagna è comunque quello che i bambini giocano per strada o in giro, nei giardini, nei boschi. Poi quando sono diventati più grandi scomparivano nei boschi insieme agli altri ed era una cosa normalissima. Venivano su gli altri nostri amici della città e noi gli diciamo: sì, sì, dai, andate con i nostri ragazzi, Lucrezia e Marcello, nel bosco. E loro ci guardavano dicendo: ma come, da soli? Ma non sono capaci. No, non succede niente, nel bosco, figurati. E con molto stupore diciamo: tanto con loro ci sono i cani. E loro ci guardavano come dire: con loro ci sono i cani? Sì, ci sono i cani, che se incontrano qualche animale, un cinghiale, una cosa di quel genere, lo allontanano loro, dicono: i cinghiali!
E noi avevamo perso anche un po' la bussola, no? Da questo punto di vista. Quindi con i nostri amici effettivamente ci rendevamo conto che noi eravamo un po' starati rispetto alle abitudini, no? Perché ormai, sì, ormai era così, come dire. Quindi sì, le emozioni sono state quelle. E poi a un certo punto quello di scoprire. Ci sono stati momenti di entusiasmo iniziale, poi chiaramente ci sono state anche delle difficoltà, perché comunque in montagna l'abitudine è sempre stata, e a volte c'è un motivo di fondo che chi arriva da fuori spesso può depredare, può togliere, perché spesso l'Appennino è stato una specie di miniera per materie prime, no? Dove dalla pianura le persone venivano a prendere. E ancora è così, no? A volte progetti magari anche sbagliati a livello ecologico, che ne so, captazioni dell'acqua gigantesche che inaridiscono completamente i fiumi, dighe spropositate messe nel posto sbagliato, decisioni prese dall'alto da maggioranze che stanno altrove e che impongono degli squilibri. Quindi ho dovuto capire anche di dover tenere una modalità diversa anche nell'attivismo politico, che comunque tutto è molto importante, le relazioni sono molto importanti, quindi un piacere fare un piacere a una persona significa avere una riconoscenza enorme, ma allo stesso tempo se fai un errore, fai uno sbaglio, anche in buona fede, puoi offendere tantissimo una persona, perché tutto ha molta importanza, soprattutto nelle relazioni tra poche persone. Infatti, quando parliamo con queste persone, insomma, che hanno scelto di cambiare vita in questa modalità, l'aspetto più, diciamo, particolare che noi analizziamo con loro è proprio l'aspetto della socialità. Perché, come dici tu, quando viene, diciamo, inflazionato, tra virgolette, da persone che provengono dalla città, rompono degli equilibri, sì. No? Il sì. Loro modo di vivere, il loro modo di vedere delle cose. Quindi spesso è successo che ci è stato raccontato, ci siamo sentiti estranei. Però con la stessa velocità poi ci hanno detto ci siamo ambientati e adesso di quella socialità non potremmo fare a meno. Ha detto sì. È bello che chiami il vicino di casa perché ti si è rotto un tubo, oppure ti manca la mela, ok? Loro ci hanno sempre raccontato questa cosa. Tu hai vissuto questa socialità nella stessa maniera? Sì, addirittura c'è stato un momento in cui la socialità era persino eccessiva. Cioè non eravamo più abituati, cioè in città la mia vicina dell'appartamento sotto mi salutava a malapena, ma non perché ce l'avesse con me, perché... La freddezza a un certo punto che cala nei rapporti. E io qui mi sono dovuto riabituare al fatto che ogni tanto devi passare a salutare le persone, altrimenti se la prendono e hanno ragione, perché devi sapergli comunicare, tu conti, tu sei importante, bisogna prendersi il giusto tempo, sedersi, e bere un bicchiere di vino, mangiare tutto quello che ti viene offerto. C'è una collega che mi raccontava che per un po' ha fatto la postina nelle varie frazioni e che tra caffè e alcolici lei arrivava a sera, perché comunque la consegna di una raccomandata era entrare, sedersi, consumare qualcosa, mangiare una torta e per il postino è così. E qui è la stessa cosa, quindi all'inizio noi non questo fatto anche di trovarsi a cena, trovarsi sempre con le persone, l'avevamo disimparato, era quel mondo che anche nelle piccole città negli anni 70-80 ancora c'era, ma che ho riscoperto, ma che mi sono accorto che credevo che esistesse ancora, ma non era vero, era solo nella mia memoria, in città non avevo più quel tipo di vita. E invece l'ho recuperata qui, soprattutto con l'idea che non devi essere selettivo, sia in pochi, la diversità va accettata a prescindere. E poi certo, c'è il momento in cui ti senti un estraneo, devi capire l'equilibrio per non forzare la mano, però allo stesso tempo devi anche avere il coraggio ogni tanto di dire, beh no, però se avete voluto contro lo spopolamento aprire all'arrivo di altre persone, anche voi però dovete accettare che ci siano dei contributi. Quindi sì, da una parte non bisogna avere un atteggiamento colonico impositivo, però quando una persona arriva con i propri talenti e li mette a disposizione, bisogna tutti mettersi in gioco da questo punto di vista. E ci sono state delle esperienze anche positive, ci sono stati degli irrigidimenti in alcuni momenti, ma ci siamo sempre capiti
e spiegati. L'esempio più importante per me è stato quello della pallavolo, perché a un certo punto mi sono proprio messo in gioco con quello che poteva essere un talento, perché nelle piccole comunità ogni persona ha un talento. Quindi negli anni dopo è arrivato quello della guida escursionistica, ormai è un po' la mia targa, il ruolo con cui vengo visto, anche perché sono iperattivo da questo punto di vista e in questo territorio. Però l'esempio più divertente è stato quello dello sport. Cioè, a un certo punto io e un collega stavamo facendo appunto gli informatici, io facevo escursioni per passione qui nei paraggi, facevo chilometri, 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 perché i luoghi sono stupendi, però a un certo punto noi volevamo giocare a pallavolo noi, perché da giovani giocavamo a pallavolo, io avevo fatto anche l'allenatore, e quindi abbiamo messo un cartello in un bar con scritto pallavolo a Bardi, interessa? Ci troviamo mercoledì sera per una riunione. Ma l'idea nostra era di giocare, cioè fare una squadretta, iscriversi a un campionato amatori e giocare a pallavolo. Addirittura pensavamo, se non siamo abbastanza, anche un misto, basta giocare e vedere se riusciamo a farlo. La sera arriviamo nella via, abbiamo preso dal comune la stanza delle associazioni, una stanzetta con una quindicina di sedie dove si trovano le associazioni quando hanno bisogno di fare una riunione. Arriviamo in paese, vediamo una folla sotto questa e diciamo, ma dai, stasera cosa c'è oltre a noi nel teatro magari sopra? Magari c'è un'iniziativa, era inverno, proprio pieno inverno, un paese, facevi fatica a vedere le persone, a un certo punto vediamo questa folla e arrivati lì ci siamo resi conto che erano tutti lì per noi, cioè con un volantino in un bar c'erano un centinaio di persone. E noi quindi chiamiamo il vice sindaco e diciamo, guarda, c'è un problema, abbiamo preso la stanza delle associazioni, ma ci saranno 100 persone. E lui dice, arrivo, perché in un paese del genere 100 persone assemblate in una via sono qualcosa di molto importante. Quindi lui arriva di corsa in tuta e ciabatte, il vice sindaco, apre il teatro, perché il bello dei paesi poi è questo, il vice sindaco apre il teatro e fa accomodare tutte le persone, accendiamo le luci, accendiamo il riscaldamento, ci sediamo a un tavolo e iniziamo a parlare dicendo, ecco, noi pensavamo se qualcuno voleva giocare a pallavolo, e una signora si alza e dice, buonasera, sono la portavoce delle mamme. E noi diciamo, la portavoce delle mamme? Perché cosa? Qui, in questo paese, le ragazze non hanno uno sport, perché c'è solo il calcio. Abbiamo fatto una squadra di calcio femminile, perché c'era solo il calcio, e siamo arrivati anche in Serie B. Ma poi abbiamo smesso perché era troppo impegnativo andare in tutta Italia a fare il campionato, dalla Sicilia fino al Friuli Venezia Giulia, per la nostra economia non ce la facevamo, e quindi abbiamo smesso. Quindi erano arrivate per caparbietà in Serie B col calcio femminile. Quindi voi adesso dovete mettere in piedi uno sport per le ragazze. E noi ci siamo guardati e detto, ma noi non avevamo questa intenzione, no? Quindi il vice sindaco prende la parola e dice, sicuramente avete ragione. Allora noi come comune diamo l'appoggio, adesso loro si informeranno su come fare e metteremo in piedi la pallavolo per le ragazze. Noi abbiamo guardato, ma tu sei pazzo? Ma noi volevamo giocare a pallavolo, noi fare qualche partita. Fatto sta che 2 settimane dopo ci siamo trovati sempre in questo teatro, siamo andati alla Federazione di Pallavolo anche a chiedere come funzionava, come non funzionava, i costi, tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo fatto una riunione e ci hanno iscritto 120 ragazze e bambini, praticamente dai 6 anni fino all'età adulta. Erano in 120, cioè tutte le ragazze e bambine del paese, tranne una, la figlia del benzinaio, che insisteva dicendo, ma io volevo giocare a calcio. C'era la squadra di calcio, lei aveva creduto nel calcio e tutte l'abbandonavano per giocare a pallavolo. E ecco, una cosa del genere in un paese di Appennino diventa un centro aggregatore, perché cosa succede? 120 ragazze, e a un certo punto ci siamo posti il problema di dire, va bene, adesso però nella palestra della scuola non c'è la rete da pallavolo, non c'è il segnapunti. In 2 settimane il comune ci ha allestito la palestra, quindi a un certo punto gli operai del comune sono andati con il camioncino, sono andati in un negozio di articoli sportivi, hanno comprato il seggiolone, i pali e la rete che gli abbiamo detto noi, il segnapunti addirittura, perché avevano avanzato a fine anno, era dicembre, 1500 euro nel bilancio del comune, li hanno spesi tutti. Hanno fatto 2 settimane dopo c'era la palestra, una ditta locale ha cambiato tutte le luci alla palestra, gratis.
la COP ci ha messo proprio la spesa delle luci, perché a un certo punto mi hanno sostenuto in questa follia, e il carrozziere del paese ha rifatto tutte le righe, perché lui, essendo carrozziere, aveva le vernici per rifare tutte le righe. Insomma, sta di fatto che noi 2 settimane dopo eravamo in palestra, solo che io e quest'altro ragazzo abbiamo fatto per anni tutte le sere in palestra per dare una mano con questa pallavolo. Questo per dire cosa? Che poi adesso, così ti arrivo al finale, le allenatrici di pallavolo sono le prime ragazzine che abbiamo avuto nel 2006-2007, perché poi a un certo punto noi ci siamo dedicati ad altro, ci siamo pian piano sfilati, quindi da 3 squadre a testa abbiamo cominciato ad averne 2, poi una. Man mano che crescevano, le ragazze hanno fatto i corsi da allenatori e adesso la pallavolo va avanti da sola. La società sportiva si è ingrandita, perché appunto con l'arrivo delle ragazze c'è stato un impulso. L'unica squadra di calcio maschile, poi ho cominciato ad avere anche il calcio dei bambini, il calcio dei ragazzi, anche il calcio ne ha preso vitalità, e nello stadio del paese adesso c'è un bar autogestito da tutti i ragazzi del paese che lo utilizzano anche come centro di aggregazione. Quindi a volte appunto questo impulso, è vero che noi avevamo un talento, ci hanno imposto di utilizzarlo, perché appunto sono la portavoce della mamma, voi farete questo. E l'altro aneddoto divertente è quello delle maglie, cioè a un certo punto noi dovevamo comunque dare magliette, tute, palloni a 120 ragazze, che non è proprio anche a livello economico una passeggiata, e anche lì volantino nei bar, ne abbiamo stampati 5 per tutti i 5 bar di paese, arriviamo nel primo, mettiamo questo volantino e praticamente ognuno poteva prendere un modulo da 300 euro, con 300 euro prendevi la maglia dell'under 14, oppure le tute dell'under 18, o i palloni per le ragazze grandi, erano tanti modulini, una squadra intera costava 1200 euro e gli davi tutto, no? E quindi il barista del primo bar lo guarda e ci ha detto, ci penso io. Mentre mettevamo questo volantino, un signore legge il volantino e ci dice, mia nipote in che squadra gioca? E noi gli abbiamo detto, in questa, nell'under 18, tira fuori i soldi, seduta stante, ci dà 300 euro, dice, io compro le tute di quella squadra lì. Così, alle 16 dello stesso giorno, senza ancora aver messo gli altri 4 volantini, perché non avevamo avuto tempo, avevamo vestito 120 ragazze e raccolto 4.800 euro. Così. Ecco, questo è il bello del paese comunità, cioè stai facendo qualcosa per me? Allora anche se sei forestiero, vai più che bene. Vabbè, alla fine sono così, no? Comunque c'è sempre lo scambio, io che vengo, comunque se riconoscono che qualcosa dai, te lo fanno tornare indietro, penso obbligato, no? Questo è un esempio. E questa è una storia aneddoto che racconto spesso, ad esempio una cosa che loro hanno messo in piedi, che le altre squadre erano disorientate, era il benvenuto con cibo e bevande. Perché? Perché la partita era una festa. Non importava nessuno vincere o perdere, all'inizio le abbiamo perse tutte, perché abbiamo iniziato veramente dai fondamentali. L'under 18 è andato in campo contro ragazze che giocavano da 4, 5, 6 anni, le nostre avevano iniziato da 2 mesi, ma erano contentissime perché viaggiavamo, perché per noi le trasferte erano 1.5 ore, 2 di pulmino verso la pianura, verso la città, e a volte quando eravamo giù ci dovevamo anche preoccupare poi di cenare, di mangiare una pizza, perché altrimenti ste ragazze, e poi quando eravamo giù vedevano magari la pista del ghiaccio in città, mi dicevano dai portaci a pattinare, quindi prendevo ste ragazze e le portavo a pattinare, poi litigavo con i genitori perché infrasettimanale con la scuola magari eravamo su a mezzanotte, no? E mi prendevo tutta la colpa, però loro erano felicissime perché comunque avevano avuto questo momento. E l'altra cosa bella è appunto il benvenuto, cioè le altre squadre venivano e rimanevano un po', perché giù invece la partita è una cosa, entra una squadra, esce un'altra, negli spogliatoi ci sono 5 squadre perché è tutto sovrapposto, una confusione. Invece da noi la partita era un evento, e quindi appunto le mamme portavano il tè, i pasticcini, le torte, e quelli del castello davano i biglietti ridotti per visitare il castello, cioè era un momento, e tutti rimanevano un po', e in più noi avevamo il pubblico, che tanto pubblico, perché veniva tutto il paese a vederle, e quindi a volte abbiamo vinto per l'effetto psicologico della pressione del pubblico a cui le ragazze della città non erano abituate, perché un punto delle nostre sembrava
l'Italia ai mondiali dell'82 quando ha segnato Tardelli, venivano con i tamburi, e stiamo parlando dell'under 18 di un paesino di montagna, no? Ecco, quando voglio raccontare questo mondo strano quasi da film, parto da questo racconto della pallavolo, che significa che in questi posti tutto è possibile, perché la socialità c'è. Quindi quando tu porti l'occasione, tu metti una scintilla dove c'è del vero e proprio combustibile, perché c'è comunque una qualità umana molto alta, una voglia di stare insieme, di costruire, di fare. A volte mancano proprio persone che abbiano un'esperienza di progetto, proprio nel mettere insieme tutti i tasselli, ma se si fidano, gli appenninici, se si fidano e sentono che lo stai facendo con lo spirito giusto, ti travolgono. Come è successo a noi, siamo finiti ostaggi per anni, perché la parola giusta è ostaggi di questo. Però chiaramente ancora adesso, dopo anni, addirittura le ragazze dei primi anni sono mamme, cioè io le vedo in giro, le vedo in giro con i passeggini, con i loro figli piccoli, è bello anche il modo in cui ti salutano, ti incontrano, ti abbracciano, ti raccontano, che poi è quello che mi manca nel lockdown, anche questa fisicità. Quindi immagino, da quello che tu dici, che contrariamente a quello che si può pensare, non è stato difficile nemmeno pensare allo spostamento dell'educazione dei tuoi figli nella modalità, una modalità così diversa, no? Perché spesso è capitato che ci è stato detto comunque, noi che veniamo dalla montagna, quando si riscendeva in città stavamo un po' più dietro a tutto, no? E c'è chi è successo il contrario. Perché appunto la classe da 5 bambini o da 12 bambini significa che non hai scampo. Cioè non puoi non studiare, non fare i compiti, sperando di non essere beccato. Ti beccano. Con gli insegnanti giusti hai un rapporto molto diretto con l'insegnante. Ad esempio a mia figlia è capitato il contrario. Cioè quando è arrivata in città si è accorta che con i programmi era più avanti, perché meno bambini, e quindi chiaramente si andava più avanti, aveva una buona classe, degli insegnanti che carburavano bene, quindi lei si è trovata, alle superiori si è trovata molto bene. Mio figlio, il maschio, è stato giù fino alla terza quest'anno, perché adesso ha 17 anni, e dato che mia figlia sta facendo la maturità e quindi non sarà più a Piacenza in città, ci ha comunicato che lui preferisce tornare in montagna, perché l'ITIS informatica che stava facendo lui in città c'è anche qui a un paese che sta a 40 km, dove i ragazzi del paese come pendolari vanno con la carriera. Durante il lockdown ha ripreso contatto con gli amici di infanzia e ha capito che gli mancava quel tipo di relazioni, così, cioè sono cresciuti come fratelli. Io li vedo spesso, sono qui a casa, dormono, vanno, vengono, mangiano, fanno le docce, poi non li riconosco perché sono cresciuti e non riesco neanche più a ricordarmi chi sono bene. Infatti ogni tanto io mi siedo a colazione e poi chiedo a mia moglie, dico: ma chi è questo che sta mangiando con me e mi parla? Perché qua è così, qua alla fine i figli sono un po' di tutti, anche quando erano piccoli, che si muovevano per ore per trovarsi attraverso i boschi, quindi camminavano e ci mettevano 2 ore a trovarsi tutti. Arrivava il pranzo, che loro avevano appena iniziato a giocare, quindi la regola era che chi li aveva gli dava da mangiare, cioè chi ce li aveva attorno a casa. E quindi c'era un pastasciuttone, lo si buttava sempre su, no? E questo era anche il bel rumore dei bambini, che da queste parti è il suono che manca di più. Io mi accorgo quando faccio la guida ambientale escursionistica, quando mi arriva su l'autobus delle scuole, dei bambini, si ferma al bar della frazione, escono tutti per guardarli, perché i bambini sono la cosa che gli mancano di più, e me lo dicono, cioè il rumore di sgridare i bambini perché non riesce a fare la pennica al pomeriggio, quello gli manca. Che hanno d'estate, perché spesso poi sono nonni, gli mandano sui ragazzini, qui si passa dall'assenza totale di bambini ai bambini che giocano ancora in strada e alla confusione d'estate che stanno fuori di sera. Però quando in primavera vengono sui primi pullman, gli anziani della frazione escono tutti a vederli, perché è una festa. I bambini sono la cosa che gli manca di più. E per anni dimenticavano il mio nome, o quello di mia moglie, perché eravamo il papà di e la mamma di.
perché il bambino è talmente il nucleo che tu sei prima di tutto il genitore del bambino, di cui tutti conoscono il nome. Perché a un certo punto erano 50 bambini in tutto il paese e i bambini sono una speranza, una risorsa, no? E quindi sei il papà di, io ero il papà di Lucrezia Marcello, anche nei negozi. No, adesso è il turno del papà di Lucrezia, il papà di Lucrezia. È bello però, perché comunque ti proietta nella dimensione di genitoriale in modo deciso, non hai scampo. Sì. E appunto è la questione dell'identità sociale, cioè tu hai un'identità a un certo punto e devi portare avanti il ruolo, persino nel soprannome. Se hai un soprannome c'è un'aspettativa, no? Che ti viene affibbiato, il soprannome, tu non lo sai per anni ma ti viene affibbiato. Anche a me certo esiste ancora il fornaio, il macellaio, il barista, sì. Si dà molto nel ruolo la persona, certo. Sì, e quindi io sono la guida adesso, no? Quindi qualsiasi persona che abbia bisogno di conoscere un sentiero, di sapere così, mi viene spedita o gli danno il mio numero di telefono e devo dare informazioni, ma com'è giusto che sia? E ad esempio il mio nome, il mio soprannome a un certo punto l'ho scoperto anni dopo, perché ti chiamano e ci ridacchiano, ma spesso tu non sai di avere un soprannome. Ed era in questo dialetto che comincia ad avere degli accenti liguri, quindi dei dialetti molto duri, come le canzoni di De André, che ci piacciono tanto, ma dobbiamo leggerle, no? E l'accento ligure, poi di montagna, no? Di enclave, chiuso, perché poi qua è stato un principato per 450 anni con una sua moneta, una sua lingua, quindi ha sviluppato. E a un certo punto il mio soprannome era Ulvaprana, che in dialetto vuol dire lui va per andare. Cioè, dato che gli altri nei boschi ci vanno per tagliare la legna, per andare a funghi, per andare a caccia, nel senso... Cioè, tu invece andavi per piacere, giustamente. Per il piacere di farlo, il che non è proprio un'accezione, sei un po' come Forrest Gump, no? Che corri e non si sa perché lo stai facendo. E quindi a un certo punto era Ulvaprana, lui va per andare. Perché sono soprannomi tipo il nome indiano, che contengono una storia, hanno uno storytelling, no? E quando l'ho scoperto mi sono molto divertito. Alla fine. Ci credo. Senti Davide, io volevo analizzare con te un aspetto, diciamo, un po' più pratico, no? Che è quello invece del lato, tra virgolette, economico del vivere in montagna. Sì. Diciamo che sicuramente quando uno va a vivere in montagna può fare delle rinunce, no? Nel senso che non ci servono più tutte quelle cose che noi, di cui ci riempiamo in città, proprio perché la montagna, la natura ci consente di fare anche delle attività che molto spesso sono a costo zero, perché la passeggiata nei boschi, almeno ecco, al di là del costo della guida, però diciamo se uno vuole fare una passeggiata nei boschi è gratuita, guardare un tramonto è gratuita. Quindi mi piacerebbe che ci facessi capire tu invece qual è il tuo pensiero sull'aspetto economico del vivere in montagna, perché immagino che tu hai detto, insomma, ti sei portato su questo lavoro e è il tuo mezzo di sostentamento, no? Sì, alla fine me ne ho dovuto aggiungere un altro per essere completamente sicuro, perché poi a un certo punto ho fatto anche la decisione di acquistare una casa e ristrutturarla in mezzo al bosco, e quindi ho fatto un passo ancora in là e anche a livello economico ho dovuto ampliare. E ho potuto unire la mia passione, che era appunto quella dell'escursionismo. Cosa mi è successo? Nel 2012 ho scoperto che a 30 km da qua c'era il corso per guida ambientale escursionistica. Quindi per me a un certo punto era proprio la ciliegina sulla torta, perché da guida volontaria di associazioni potevo trasformare in mestiere quella che era la mia passione. E quindi fatto questo corso, lì c'è stato l'ulteriore cambio di vita, che poi è diventato il mio tema dominante, quello che mi accompagna proprio dal mattino alla sera e anche nei sogni. Non penso ad altro, lo ammetto. Quindi escursioni, progetti di escursioni, fino poi appunto a farmi fagocitare anche dall'organizzazione dell'associazione AIGAE, che è l'Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche, che sono ben 3.000 e che so che ne parleremo ancora insieme. E quindi prima coordinatore della Regione Emilia-Romagna e poi appunto all'interno del consiglio direttivo mi sono preso maggiori responsabilità, però per dirti
ieri ero in giro per frazioni a fare relazioni con i locali, perché ho saputo ieri l'altro che ripartono i camp estivi per i ragazzi, perché nell'ultima linea guida Stato e Regioni anche i campi per ragazzi in pernottamento si potranno fare, con i dovuti accorgimenti ovviamente, che non saranno semplici, ma le famiglie stanno cercando, perché i ragazzi non andranno all'estero, perché fare le vacanze sarà più difficile, e chiaramente i ragazzi hanno bisogno di andare, di socialità, di muoversi. Ed effettivamente da WWF mi hanno chiamato, mi hanno detto che si viaggiava sul tutto esaurito a prescindere, perché c'era una fortissima richiesta di colpo dopo che sono uscite queste linee guida. Quindi ieri cos'è che stavo facendo? Stavo facendo il giro del supporto dei locali a questo camp, che significa la trattoria della frazione sperduta, il panettiere che ti fornisce il panino a chilometro zero, quello dove farai la spesa, la comunaglia, che è una cosa stranissima che c'è da queste parti, che è un'organizzazione che arriva fin dal tempo dei Romani, che è la proprietà collettiva e indivisa dei boschi di alcune zone, che sono simili alle regole del Trentino e di alcune zone del Veneto, che è una forma stranissima, no? Quasi una forma marxiana della proprietà, dove addirittura hanno i 100 quintali di legna a testa. Quindi chiaramente tu vai a mettere l'attendamento nella comunaglia, devi andare dal presidente della comunaglia, presentato da persone che ti conoscono, che dicono che sei affidabile. Quindi ieri ho fatto una giornata di questo tipo di relazione. Cioè la costruzione della rete, perché appunto il giorno che arriva un fortissimo temporale tu alzi il telefono e nel giro di mezz'ora hai tutti i ragazzi chiusi in un bivacco al sicuro, perché hai la tua rete di appoggio, e addirittura qualcuno è venuto a cercarti e si è preoccupato che tu sei lì con dei ragazzi e lo sanno, no? Quindi c'è anche questa dimensione. E quindi appunto sabato è iniziata la veloce riprogettazione e adesso sono nel tunnel, perché poi tra 20 giorni si parte con i camp e bisogna organizzare tutta la macchina. Domenica ho delle escursioni, la domenica l'altro ho ancora delle escursioni, perché si vuole anche ripartire, per dare anche un segnale che il turismo e l'economia volano di queste zone si rimette in moto, anche se probabilmente economicamente quest'anno sarà per pari e patta, ed è già qualcosa, però si dà un segnale positivo della ripartenza. Questo è quello che... quelle che pensa che questa situazione che abbiamo vissuto un po' tutti a livello turistico, secondo la mia opinione, è solo un grandissimo vantaggio, perché io lo sto notando un po' da queste interviste, ma un po' anche da amici, insomma, che ho per l'Italia, che molte persone stanno tornando a visitare borghi che erano, diciamo, più sconosciuti, sentieri, montagne, laghi, mari, cioè qualcosa che noi negli anni avevamo perso tutti noi italiani, perché per noi i 15 giorni di ferie, che poi equivalgono a un anno intero di lavoro, noi estero, e magari il borgo vicino casa altrettanto bello non lo conoscevamo. Cioè io sono una di quelle che per questa cosa si batterebbe fino alla morte, perché vivo nel centro Italia e abbiamo delle zone bellissime. Stipende. Che ti posso assicurare, Davide, tre quarti non sono conosciute. Cioè noi abbiamo il Ternillo, che secondo me è una delle più belle che io abbia mai visto, nonostante di fronte a situazioni come, per carità, le Dolomiti, uno alza sempre le mani, per carità, però vuoi mettere l'Abruzzo, cioè le vallate che abbiamo qui, i laghi, cioè abbiamo dei borghi noi che sono qualcosa di... E questa situazione, secondo me, se volta in maniera intelligente, potrebbe essere veramente un punto di ripartenza importante. Quindi io apro e chiudo la parentesi, apprezzo il tuo lavoro veramente in maniera spropositata, perché secondo me il giusto valore che si dà alle guide è anche il giusto valore che dai al territorio. Quindi le guide devono essere preparate, devono essere sempre quelle che scoprono qualcosa in più, perché i sentieri, quelli comuni, indicati dalle frecce, li sappiamo fare tutti. Invece magari ci sono posti che non sono ancora stati scoperti, quindi io apprezzo molto veramente il lavoro della guida. Quindi sotto questo aspetto veramente ti faccio i miei complimenti. Sì, qui c'è una responsabilità sociale per le guide di fare da volano per questi territori. Quindi la partenza
non è in una piazzola, è nel bar della frazione, perché così la gente, facendo anche l'ultima puntata al bagno, si piglia un caffè, si compra un panino e quando tornerà... Si cerca di coinvolgere tutti, ogni tanto organizzando delle iniziative. Io qui con gli agriturismi mi sono messo a segnare i sentieri insieme a loro, battezzandoli, che così mi danno una mano a tenerli puliti. Questi sono i tuoi 5 chilometri. Io te lo segno, ti creo un progetto che tu puoi dare ai tuoi clienti anche senza guida. Certo. Però poi mi dai una mano a tenerlo pulito, perché io da solo non ce la faccio, una rete di sentieri così. È sempre la questione di collaborazione che dicevamo prima, io ti do qualcosa e tu in cambio mi aiuti a mantenerlo, sì, e poi sì. È il loro territorio, quindi ci vivono, non è che ci devono mantenere chissà che cosa, quindi sì. È uno scambio abbastanza equo. Sì. Ma la gente del posto, ad esempio alle mie escursioni, viene gratis. Nel senso che chi vive nel comune del posto in cui io faccio l'escursione, per me è ospite gratuito, perché siamo noi che siamo a casa loro, no? Certo, certo, vabbè, quello quindi, è un modo anche di certo. Sì, tanto sono sempre 2-3 persone, però è molto apprezzata questa cosa, anche perché poi spesso li coinvolgo nei racconti, racconto delle loro famiglie, dei legami, cioè cerco anche di creare un'unione tra la loro vita, le loro tradizioni, i loro cognomi, che qui sono collegati direttamente ai nomi di Arimanni, i guerrieri longobardi, no? Sono ancora facilmente rintracciabili nei loro cognomi e quindi riesco a ricostruirgli il nome della loro famiglia, a quale villaggio è associato, magari ci passiamo in mezzo e gli dico, vedi qua, è della famiglia di Elisa che è con noi, allora racconti e li coinvolgi, a volte loro lo scoprono lì e rimangono con gli occhi sbarrati, no? Però si sono anche i protagonisti in quel momento del racconto. Sì. Senti, è una conduzione. Di andare verso la conclusione di questa chiacchierata che io porterei avanti anche un'altra ora tranquillamente. Ti volevo chiedere invece una cosa, diciamo, importante, che poi è quello che viene un po' fuori quando ci richiedono o si evidenziano le storie un po' come la tua. Qual è, Davide, il tuo rapporto con la montagna? Nel senso, quando si parla di montagna c'è sempre il dibattito della solitudine, del silenzio. Tu come vivi questo rapporto nella natura? Che cos'è per te la montagna? Quali sono, diciamo, i benefici che ne trai? Perché poi, ovviamente, se no ti direi perché la montagna e non il mare, no? La montagna, in termini di sensazioni, a me restituisce sempre molto. Quindi per me la montagna è un luogo vivo dove compiere delle indagini come se fossimo dei detective della natura, perché quando cammino una traccia mi racconta un passaggio, in particolare della fauna. Una pietra mi racconta che lì c'era un villaggio. Quindi io sento ancora la sensazione di luoghi vivi nel tempo. E soprattutto sono molto affascinato dai racconti delle curatrici di questi posti, che cerco sempre di incontrare con i gruppi, di andare a cercare, ormai sono veramente le ultime, che sono addirittura di tradizione celtica, che utilizzano delle formule che sembrano dei codici fiscali, stiamo parlando di 3.000 anni di tradizioni, che sono state anche accusate di essere streghe, le strie in questi casi, no? E che sono le figure religiose femminili, perché la natura è madre, che avevano appunto i Celti Liguri di queste zone, prima dei Romani, e hanno mantenuto vive delle tradizioni incredibili. E attraverso i loro racconti io ammetto di essermi fatto molto coinvolgere, perché loro ti parlano del bosco come di una cosa viva. Quindi per me la montagna non è la vetta, che non mi interessa più di tanto, la vista e il paesaggio. A me interessa moltissimo il bosco, il luogo incantato che racconta. In termini proprio di sensazioni fisiche. Io faccio un'escursione ogni tanto con una ragazza che è la moglie di un accompagnato che è venuto fin dalle prime escursioni, che l'ho conosciuta attraverso di lui su Facebook, perché a un certo punto io ho saputo che sua moglie era non vedente e anche con un problema motorio a livello fisico. E a un certo punto abbiamo costruito le uscite notturne nel bosco e abbiamo fatto delle esperienze insieme molto, molto belle. La migliore, quella che ricordo proprio con più, come la più intensa, è stata con i ragazzi di un liceo musicale, quindi perfetti per cogliere tutte le sue sfumature sui suoni
e sugli altri sensi, perché quando lei ha fatto la solita prefazione dicendo si abusa della vista e molte persone non sanno sviluppare gli altri sensi, che non sono solo cinque, ma sono ben altri, quindi niente di sovrannaturale, ma lei, andiamo in giro e lei dice, ad esempio, alla nostra sinistra c'è un bosco fitto, alla nostra destra c'è un campo. Perché? Perché sento e racconta il clima, le sensazioni, i suoni più o meno attutiti, ovattati, ha una tale descrittività del suono e delle sensazioni sulla pelle che le persone rimangono coinvolte. Chiaramente la sera con i ragazzi del liceo musicale è stata straordinaria, perché è iniziato un dialogo tra lei e questi ragazzi in cui si sono capiti dopo un minuto, perché erano tutti ragazzi speciali. Ecco, quindi per me è quello, è tutto quello che c'è in più, e la mia sfida è riuscire a trasmettere come interprete del territorio quel qualcosa in più che dà benessere, che non sappiamo veramente spiegarci e che a un certo punto diventa una dipendenza, perché le persone che iniziano a fare le escursioni in quel modo poi non riescono più a smettere. Ci sono persone che sono anni che vengono praticamente a tutte le escursioni e stanno bene. Io stesso, quando ho qualche momento di disorientamento, entro nel bosco, ci rimango qualche ora e ne esco rinato. Quindi via, alla fine il tuo rapporto con la montagna è anche molto curativo, diciamo, via. Sì, ma infatti attorno alla casa sto facendo crescere il bosco. Quindi sto lasciando avanzare il bosco, il mio sogno è proprio di rimanere completamente intrappolato nella dimensione magica del bosco. Quella è la scusa per non falciare l'erba, lo puoi confessare, e noi saremo in questa bugia. Sì. No? Bene. Senti Davide, io ti ringrazio tantissimo per aver accettato di prendere parte a questa intervista e di averci raccontato un pochino la tua vita lì in montagna. So già che parleremo di nuovo, e questa volta sarà un racconto, un'intervista che sarà incentrata proprio sul tuo lavoro, sul fare la guida, però ci tenevamo, insomma, prima a fare quella che riguardava la tua scelta. Facciamo quindi lo spot della prossima puntata. Va bene. Che anche qua comunque non mi abbandona mai, ecco, perfetto. Mi ci identifico totalmente. Esatto. Almeno quando uno crede in un sogno è giusto che sia così, altrimenti sì, realizzarlo non va bene, bisogna crederci, dedicargli ogni giorno qualche minuto. Io sono stato molto fortunato, sono grato alla vita per l'occasione che ho avuto. E si vede da come le cose le racconti, Davide, per l'emozione che ci metti, e perché quando una persona racconta un'esperienza che ha vissuto sulla propria pelle, quindi l'ha emozionato in prima persona, fai emozionare anche chi ti ascolta. Io ti ringrazio a nome mio, a nome di Andrea, a nome della radio. E grazie a voi per l'ospitalità di questo bellissimo progetto. Grazie. E quindi ci vediamo presto. A presto. Ciao a tutti. Ciao. Radio Dare una voce. Le storie di chi ha scelto di cambiare vita.